tavola. E tutto è iniziato da Instagram. In realtà le mie prime foto su Instagram sono di me che ero malata, e ho aperto Instagram per quello, perché esisteva proprio una community di ragazze che vivevano la malattia, che volevano guarire, dove postavano foto di tutto quello che mangiavano, del loro fisico scheletrico, cercavano di aiuto sul morto, perché io ero sola, non potevo parlare con nessuno, ma appena con i miei genitori, e comunque era una cosa che sentivo mia. E quindi trovare questa cosa sui social, dove le persone che ormai non le incontravo, non ci parlavo, non ti conoscevano, mi ha aiutato all'inizio. Poi ho deciso di guarire e quindi sì, praticamente tramite le mie foto su Instagram ho documentato tutto il mio viaggio. Il mio viaggio dalla malattia alla guarigione. Come hai fatto a non usare l'allenamento come un altro meccanismo di controllo? Allora, all'inizio quando ero malata lo facevo, cioè sì, quando andavo su Tapin Run, vedevo, ho mangiato una mela, sono circa 200 calorie, bene, adesso me la brucio sul Tapin Run, così. È stato difficile, ci vuole tanta forza mentale e tanta forza di volontà. Un modo è smettere di andare su quel maledetto Tapin Run. Infatti io non ci sono andata per circa 2 anni, il che è stato positivo perché mi ha tolto questa idea del allenarmi per bruciare, perché è una cosa che è fissa dentro di noi. Uno si allena per bruciare, non per costruire, non per svilupparsi, ma per andare a bruciare. A me piacerebbe dirti, per evitare questo problema devi fare questo. Purtroppo non esiste, è la continua forza di volontà. Io una cosa che facevo spesso era fermarmi e parlare da sola, cioè può sembrare stupido, però sia per l'allenamento ma anche per impormi di mangiare, perché comunque io non è che ho iniziato, cioè non è che da giorno ho detto bene, oggi guarisco, vai, tutta, basta, avanti, no. E allora mi parlavo, mi dicevo, no, sì, allora devi farlo perché ti fa bene, no? Non guardare le calorie, non pensarci, vai avanti, continua così, ci pensi dopo, magari non mi scordavo, quindi è un parlarsi, un cercare di capirsi, mettersi in contatto con se stesso. Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 3 aprile, buon aprile, buon inizio d'aprile, e scusate per la faccia ma ho appena passato tutta la mattinata a studiare, anzi in realtà a riascoltare 3 ore di lezione del professore, che già è pesante a lezione, quindi cioè riascoltarlo è proprio una tragedia. Comunque, perché la settimana scorsa per andare a parlare al liceo, di cui dovreste aver appena visto qualche clip, ho saltato lezione. E quindi me la sono fatta registrare, me l'hanno registrata e quindi bene, mi hanno aiutato. Quindi niente, adesso è quasi l'ora di pranzo, siccome ho una mozzarella che è praticamente scaduta, cioè è scaduta sabato, però vabbè, dettagli. La devo per forza consumare, invece di fare la mia solita mozzarella sul sugo di pomodoro, voglio provare a fare una pizza. Voglio usare la farina tipo di grano saraceno e di riso che ho, mischiarla e vedere cosa accade. Quindi adesso ci provo. Preparo questa specie di pizza, nonché sarà una specie di piadina con sopra pomodoro mozzarella e zucchine. E poi vado ad allenarmi. Oggi inizio il nuovo programma, perché come sapete ogni 4 settimane cambio. Quindi nuovo allenamento, nuovo workout che filmerò, quindi a dopo. Ciao! Provo a fare le zucchine come ho fatto nell'ultimo vlog. Quindi tagliare tutte a rondelle e poi adesso le metto in microonde e cerco di farle tipo a chip. Perché così non sporco una griglia e una padella. E uffa. Faccio come potatoes e faccio, boh, gratin. Ma sì. Take a moment right here, feeling like a sound gear, driving towards the sun, with a rose and a gun, feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Running, running, no. Adesso faccio saltare la cipolla mentre questa cucina. Le zucchine sono pronte. Bene, adesso continuano, si stanno un po' cucinando. E
un po' grigliando, quindi adesso le metterò un altro pochino, però top. A parte qui ho tagliato a cubetti la mozzarella. Adesso è tutto pronto, pomodoro rappreso, piadina più o meno pronta e zucchine, quindi cominciamo l'assemblaggio. Dall'aspetto sembra buona, il profumo anche, assaggiamola. Pranzo fatto, era davvero ottima. Devo dire che la farina di grano saraceno è perfetta perché mantiene l'impasto morbido nonostante fosse soltanto farina e acqua, quindi se fosse stata soltanto farina di riso e una volta l'avevo già provata diventerebbe duro, invece la farina di grano saraceno è perfetta. E poi ho visto che anche Carolina e Francesca avevano appena fatto la settimana scorsa una pizza e ho visto che Carolina ha fatto praticamente quasi la stessa. Devo dire che le ragazze fit pensano la stessa maniera. Niente, basta. Adesso vado in palestra, quindi let's work out. Ciao a tutti e benvenuti nel mio workout pool. Praticamente questo mese ho ricambiato scheda e sono passata da fare multifrequenza alla monofrequenza, soprattutto concentrandomi sulla parte superiore, visto che il mese scorso Fran mi ha ammazzato con la parte inferiore. Inizio il mio workout facendo dei set di riscaldamento con questo esercizio che è lo standing lat pull down. Mi estendo, praticamente mi piego a 90 gradi e poi mi alzo abbassando la sbarra, cercando di concentrare il lavoro sul dorso e tirando in fuori il petto. Dopo passo al rematore a 90 gradi con il bilanciere. Qui la schiena dovrebbe essere parallela al terreno. Noto, soprattutto in questo video, infatti per questo è molto utile fare i video o comunque filmarsi, è per vedere la propria posizione. Noto che non sono esattamente parallela al terreno, quindi la prossima volta cercherò di piegarmi un pochino di più. L'importante è tenere la schiena dritta, non inarcare, e far sì di tirare su con il dorso, quasi come se i gomiti tirano in su da dietro, e non sforzare di schiena. Vedo molti che per caricare di più, per tirare su di più, fanno molto esercizio di petto e non coinvolgono abbastanza la schiena. E poi passo alle trazioni. Queste sono trazioni alla barra con la banda elastica. Nel mio ultimo video vi dicevo che ho iniziato a mettere l'elastico sotto la pianta del piede, e infatti questo ha totalmente stravolto la mia esecuzione. E qui vedete che sto facendo con la banda verde, ma poi cambio alla banda viola, che è molto più sottile e quindi mi fa fare più fatica. Questo perché sono migliorata, quindi sono davvero davvero felice. Riesco adesso a farne circa 4-5 con questa banda e significa che sto migliorando e che spero entro l'anno di riuscire a farle davvero. Dopo, sempre per il dorso, passo al pulley e questo è un esercizio che ho dovuto molto studiare perché ci sono diverse, tantissime teorie sul fatto che devi piegare la schiena in avanti e non tenerla dritta, sul fatto che devi tenere le gambe piegate o meno. Io ho studiato questa posizione che per me è perfetta, cioè tenere la schiena completamente ferma e far lavorare soltanto le braccia, comunque il dorso. Questo è un lavoro per il dorso, quindi sono i dorsali e la schiena che deve tirare. Con questo esercizio preferisco tenere carichi relativamente bassi e fare un'esecuzione perfetta, lenta, in modo da sentire totalmente lavorare il centro della schiena, il centro del dorso, insomma. Poi finisco con due esercizi per i bicipiti. Questi sono i bicipiti in piedi con manubri. Semplicemente pieghi le braccia tenendo
il gomito più fermo possibile. Allora, su questa cosa ho parlato con Valerie e lei mi diceva che in realtà quando si fanno bicipiti bisognerebbe tendere a portare avanti il bicipite. Infatti, se avete visto il suo video, comunque anche il video dove mi sono allenata con lei, la faceva vedere che portava avanti il bicipite. Devo un po' capire quale funziona meglio per me, perché secondo me è sempre una questione di capire cosa funziona meglio per te, perché secondo me, dipendentemente dalla tipologia di corpo, dalla tipologia di fisico che si ha, un'esecuzione magari può funzionare meglio per uno o meno per l'altro. E poi finisco il workout con questo esercizio per i bicipiti, che sembra molto simile a quello di prima, però sono fatti tenendo i gomiti sempre fermi contro la parete. In questo modo si coinvolgono di meno i tricipiti, in quanto non devono reggere il braccio, concentrarsi sul fatto che non ondeggi o che non vada indietro, e ci si può concentrare maggiormente sui bicipiti. Basta, finisco così il mio workout con una sessione di addominali nelle salette adiacenti alla sala pesi e rilassandomi un po', facendo un po' di stretching. Continuiamo con il video. Sono appena tornata alla palestra e sì, sono quasi già in pigiamata, ma prima di tornare sono passata da un negozio di scarpe perché ho fatto il cambio stagione a dicembre dell'anno scorso e adesso non l'ho ancora fatto, non ho ancora avuto la possibilità, e quindi sono rimasta con scarpe di pelle o stivaletti di pelle, similpelle, copelle, comunque che con questo caldo mi incominciano già a bollire i piedi, e quindi avevo assolutamente bisogno di un paio di scarpe. Quindi sono passata da un negozio e più o meno le prime scarpe che ho trovato ho preso, però sono carinissime, sono Superga e hanno tutti i fiorellini, vediamo se si vedono. Adesso me le metto e le faccio vedere. Comunque davvero davvero carine, sono molto contenta e molto estive. Basta, adesso sono quasi le 7, quindi mi comincio a preparare la cena. Mi faccio la mia amatissima pasta pollo e zucchine, non penso che abbia bisogno di spiegazioni. E poi passerò la serata sul divano un po' a editare video. E una cosa che sto facendo, o comunque che mi accompagna nelle mie serate in solitaria sul divano, sono i massaggi. Ho ordinato su Amazon da Naipo due massaggiatori. Vi giuro, questo, aspetta, vi faccio vedere. Praticamente indossi, metti sulla schiena e qui è fantastico. A varie velocità, è anche riscaldante, infatti è rosso, se no si può anche togliere. Non è più. E passo le serate a massaggiarmi sia le spalle che le gambe. Post workout è una cosa fantastica per le gambe, per attivare la circolazione. E penso che sia anche ottimo contro la cellulite, perché comunque va a stimolare, non so, crediamoci. Quindi questo e l'altro che ho preso, però questo penso che lo darà mio papà perché ieri è venuto, l'ha provato e se lo voleva portare via. Ho detto no, aspetta, devo farlo vedere ai miei amici. Sembra un coso della doccia e ha questa parte finale che vibra e massaggia. Ci sono diverse testine, ad esempio questa è la testina a puntine. Poi ci sono altre anche lisce. E questo praticamente è diverso perché lo direzioni... Si vede che tremo. Lo direzioni dove vuoi tu. Cioè, in realtà non lo so se glielo voglio dare questo a papà. Voi sapete che ho sempre detto di avere qualche problema un po' alla spalla. Ho notato che sono predisposta a stirarmela o comunque a sentire un pochino di dolore molto facilmente, e mi succede spesso, mi è successo quando ho pulito per terra e in realtà mi è successo anche sabato perché magari non avevo fatto il riscaldamento abbastanza bene e subito incominciare ad alzare pesi così un po' a cavolo ha contribuito. Infatti adesso me la sento un po' tirata. Passo la serata al computer con quello ed è rilassantissimo. La marca, il brand da cui l'ho preso è Naipo, vi lascio il link qui sotto, ma comunque spedisce attraverso Amazon, quindi è facilmente reperibile. E basta, quindi adesso incomincio a preparare la cena e ci vediamo domani mattina, ciao! A parte che per mettere i lacci così, orizzontali,
e non incrociati ci vuole una laurea, cioè non so come cavolo lo facciano. Per una ce l'ho già fatta, però davvero, cioè, altro che laurea in economia e management, qui laurea in lacciologia. Chi se le inventa sti lacci? Nemmeno i, com'è che si chiamano, i nodi della Findus, i nodi del Capitan Findus, era Capitan Findus? Comunque ormai anche i lacci li ho capiti, anche se uno è lunghissimo e l'altro è troppo corto, c'è qualcosa che non va. Dai, su, dai, non è difficile mettere dei lacci. Ho saltato un buco, ovvio. Cosa c'è qua sotto? Oh, e dai, cioè, pronto? Sto uscendo per andare all'università e mi porto come merenda una manciata di anacardi, ma vi volevo far vedere come sono vestita perché mi piace un sacco. Allora, ho questa maglietta a righe bianche e blu con annessa canottierina un po' lunga, perché sennò ho la pancia scoperta all'università e non è il massimo. Poi ho questi leggings blu con i fiocchettini dietro, sono troppo carini. Questi li ho presi al reparto bimba di Ralph Lauren, penso, e le mie scarpette bellissime. Oh, respira piano. Luna vs tonno. Luna, respira, ti cambio l'acqua. Se ve lo state chiedendo, sì, ho dato l'acqua naturale a Luna, perché l'acqua del rubinetto di Piacenza è stracalcarea. Tipo, io cucino con l'acqua del rubinetto e le pentole sono bianche per tutto il calcare che l'acqua contiene. E immaginare tutto quel calcare dentro Luna, no, preferisco dargli l'acqua naturale, tanto non è che beve tantissimo, le vuole il latte. Sono appena tornata a casa, adesso mi appresto a mangiare. Ieri sera mi sono preparata del riso con piselli e carote e proverò a fare il fried rice, cioè praticamente metterlo in padella e farlo saltare con delle uova. Il vero fried rice avrebbe anche pezzettini di prosciutto, se non sbaglio, ma io non voglio rimetterli, quindi facciamo un fried rice vegetariano. E basta, concludo qui questo video, che ovviamente sarà già abbastanza lungo, e ci vediamo nel prossimo vlog, dove vi voglio aggiornare circa la mia nuova routine di allenamento e qualche cosa che ho cambiato sull'alimentazione. Ciao, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Tu m'as pas eran dan, and no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm gonna